Raccontaci tu, dai. Il gol è venuto su un errore dell'avversario. Quando ho ricevuto quella palla ho avuto un secondo per pensare quello che dovevo fare e ho alzato gli occhi, ho visto il portiere che era comunque un po' fuori dai pali e facendo quel tiro lì devi avere comunque molta fortuna, no? E ho avuto un po' di fortuna che la palla sia entrata in porta e quindi dai, è stato un gol bello, ma con un po' di fortuna. Non è solo fortuna, anche grazie, secondo me. Perché voi avete il vostro corso della partita. Grazie. È immarcabile. Quel gol ha cambiato un po' il decorso. Vabbè, ovviamente, perché comunque sbloccarla dopo quanti? Dopo 7 minuti, comunque per una squadra come noi è importante, no? Perché e siamo una squadra che comunque palleggia tanto e sbloccarla in così pochi minuti ci ha reso la partita più facile. Hai volato Mascara, è un gol famoso con il pallone. Lui l'ha fatto in Serie A, però. Scherzo. Era una battuta. Comunque il sinistro magico c'è. Grazie. No, è stato veramente un gol importante. Poi sono i gol che comunque poi ti porterai via, cioè dentro per tutta la vita, no? Sono cose belle, quindi sono contento. Una vittoria che aiuta, qualora ce ne fosse bisogno, a incrementare un po' la musica, no? Sì, bravissimo. E infatti cercavamo proprio questa vittoria per essere più consapevoli di essere una grande squadra. E quindi questa vittoria ci serviva tanto, è arrivata anche in un modo importante, no? Perché vincere 4-0 a Caserta non è da tutti, quindi ci siamo riusciti e siamo contenti. Siete gli unici. Okay. Allora, sì, ancora una domanda di collega veloce. Cioè, con oggi è confermato l'appellativo di quello che dicono i direttori, la zona della C. A ricordare anche il gol di Maradona e Napoli-Lazio 4-0, 84-85, con gli strumenti in pescata Taranto 91-92. Forse non erano. Però comunque, sì, come ho detto prima, queste sono tutte cose belle, no? Che sentirsi dire. E, al di là dei gol, siamo veramente contenti di aver vinto oggi. Volevo chiederti soltanto una cosa veloce. Se ti aspettavi di vincere oggi così nettamente? No, ti dico la verità, anche perché comunque abbiamo preparato una partita, sapevamo di venire qua e affrontare una grande squadra come la Casertana, perché comunque Casertana aveva giocatori importanti di categoria anche superiori, secondo me. E noi speravamo di vincere, la verità, anzi, e poi ci siamo riusciti ci siamo riusciti anche alla grande, quindi bene così.